up everyone guys, eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi è mercoledì 27 luglio, siamo a 15 settimane dal WBFF Rhode Island e 16 settimane dal WBFF Miami. Continua come sempre la pubblicazione dei miei video allenamento all'interno del mio canale YouTube. Dalla prossima settimana partirà ufficialmente la ciclizzazione dei carboidrati, quindi troverete tutte le news come sempre all'interno del mio canale YouTube, rispettive pagine Facebook e nel mio sito ufficiale www.lucasosaifitness.it. Allora, prima di esporvi il mio allenamento, volevo farvi vedere queste nuove proteine che mi sono arrivate ieri. Si chiama Impact Whey Protein in edizione limitata. Come potete vedere il design estetico è totalmente cambiato, sono i colori della bandiera del Brasile, quindi sono state fatte appunto in concomitanza con l'inizio delle Olimpiadi in Brasile. Queste proteine sono il gusto pina colada, ecco che lo vedete in sovraimpressione, le ho assaggiate ieri, sono molto buone. Adesso vi leggo anche i valori nutrizionali che trovate sul retro della confezione. Allora, su 100 grammi di prodotto ci sono 82 grammi di proteine, 4 grammi di carboidrati, e 7,5 grammi di grassi, di cui 5 grammi saturi, ok? È un'ottima proteina, chiaramente non sono proteine isolate, però la cosa bella è che all'interno di queste proteine, che potete trovare tutte le informazioni all'interno del sito internet, ci sono circa 4 grammi e mezzo di aminoacidi a catena ramificata e 3,6 grammi di glutamina. Quindi queste proteine possono essere associate durante la giornata, magari la mattina o un spuntino durante la giornata, oppure nella fase post allenamento, ok? Se volete avere queste proteine potete usufruire delle scontistiche che ci sono all'interno del sito internet www.myprotein.it, oppure potete digitare il mio solito sconto, il codice è LucaIT, I di Imola, T di Torino, tutto attaccato, e avete un 13% di sconto. Allora ragazzi, adesso vi farò vedere gli esercizi che ritengo per me siano fondamentali per l'allenamento dei tricipiti e dei bicipiti. Questi sono esercizi che eseguo solitamente durante le mie routine di allenamento della mia preparazione. Allora, il primo esercizio è French Press con il bilanciere sagomato, seduto su panca. Per la corretta esecuzione mantengo sempre il gomito in linea con le spalle. In questa occasione lavoro sempre con il time ad intention, lavoro con 2 secondi in contrazione isometrica e 2 secondi barra 3 in contrazione concentrica. E questo è un esercizio che sento tantissimo lavorare il tricipite, quindi sento molto la contrazione durante appunto la serie. Come secondo esercizio per i tricipiti eseguo il push down con la corda. Anche in questo caso cerco sempre di mantenere il gomito in linea con le spalle, lavoro sempre con il time under tension, in questo caso lavoro con 2 secondi in contrazione concentrica, quindi 2 secondi la discesa e 2 secondi tengo la contrazione isometrica. Per migliorare la qualità muscolare cerco sempre di fare delle piccole contrazioni muscolari, magari anche in posa, alla fine di ogni serie. In questo caso vado in contrazione isometrica con il tricipite, che non è fondamentalmente una posa come potete vedere dal video, ma questo aiuta maggiormente a migliorare la qualità muscolare, soprattutto in definizione. Terzo esercizio per i tricipiti, altro esercizio che piace moltissimo fare, sono le dip seduto su panca. In questo caso non lavoro col sovraccarico, ma quindi cerco di sfruttare solo il peso del corpo. Tengo le gambe tese col tallone in appoggio a terra. Anche in questo caso tengo sempre in linea il gomito in linea con le spalle, anche se quando vado in completa flessione alla fine della serie si tende sempre ad allegare un po' il gomito, ma cerco sempre di sfruttare col piatto ROM, quindi massima flessione ed estensione delle braccia, con una leggera contrazione isometrica nella fase di picco. Adesso passiamo ai bicipiti. Io alleno sempre le braccia singolarmente, quindi un giorno a settimana alleno il tricipite e i bicipiti assieme, perché per quanto mi riguarda sento moltissimo il pump e il lavoro muscolare. Essendo che sono sempre stato un mio punto carente, ho sempre cercato di allenarli assieme e ho visto dei notevoli benefici durante il corso di questi anni della mia preparazione. Primo esercizio per i bicipiti, curl con il bilanciere sagomato in piedi, l'impugnatura quindi mano supina, palmo della mano rivolto verso l'alto,
l'impugnatura delle mani leggermente più larga rispetto alle spalle, anche in questo caso cerco di mantenere il gomito in linea con le spalle e vado in completo round di movimento, quindi massima flessione ed estensione delle braccia, con una leggera contrazione isometrica nella fase di picco. Questo è un altro esercizio che mi piace moltissimo fare. Come ultimo esercizio, per i bicipiti che vi consiglio di fare anche voi in palestra, è il curl con i manubri assieme. Solitamente lo faccio da seduto, i piedi lo faccio non abitualmente perché lavoro molto in sitting e tendo a lavorare molto col deltoide anteriore, quindi facendolo da seduto per quanto mi riguarda ho un maggior isolamento della muscolatura dei bicipiti. Anche in questo caso dovete sfruttare il completo ROM di movimento. In questo caso, ad esempio in questa routine di allenamento che sto facendo in questo primo mese di definizione, l'ho tenuto come ultimo esercizio, non lavoro con il time under tension ma lavoro in completa flessione ed estensione, quindi un secondo la fase concentrica e un secondo la fase eccentrica. Diciamo che questi sono dei piccoli consigli che vi ho voluto dare, che magari potete sfruttare anche voi nei vostri allenamenti. Se volete avere maggiori informazioni scrivetemi nella messaggistica privata di Facebook, se volete avere invece delle consulenze personalizzate scrivete nella mia casella mail lucasosai@libero.it. Alla prossima ragazzi, stay strong, stay shredded.